Buongiorno e benvenuti al Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Le tribune sono piene, le vetture si avviano alla griglia di partenza e mancano pochi minuti al via. Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. Oggi Sebastian Vettel parte dalla pole position, davanti a lui non c'è nessuno che possa disturbarlo. E al suo fianco c'è Lewis Hamilton. E ora vediamo il resto della griglia. Bottas, Ricciardo, Kimi Raikkonen, e Verstappen, Grosjean, Leclerc, Hülkenberg e Kevin Magnussen, Gasly, Ocon, Carlos Sainz e Alonso, Stroll, Perez, Marcus Ericsson e Brandon Hartley. Van Dorn e Sergei Sirokin completa la griglia. Ed ecco giunto il momento di scendere in pista. Ricorda che la prima curva arriva abbastanza presto. Non è strettissima, ma non correre rischi. E fa attenzione alle auto che cercano di tagliarla all'interno. Anche verificare che il cambio funzioni bene, perciò ingrana tutte le marce, se chiedo. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia, porta pazienza e attendi i semafori. Avvicinando la finestra del pit stop, monteremo gomme medie. Splendida manovra, hai conquistato due posizioni in un colpo solo. Adesso il DRS è consentito, puoi usarlo nelle zone DRS quando ti avvicini a meno di un secondo dall'auto che ti precede.
carburante al target più 3. Passa la miscela 3 al più presto. Devi rientrare ai box a questo giro. Marcus è ai box, ripeto, sosta per Marcus. Vai, parti, saremo in gara all'uscita dai box. Strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Magnussen è appena entrato nella corsia dei box. Sosta per Magnussen. Marcus sta effettuando una sosta. Sosta per Marcus. Stacco dalla vettura che ti precede è 6,0 secondi. Marcus deve ritirarsi dalla gara.
distacco dalla prima è 17,5 secondi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Ok, hai perso una posizione, siamo sotto di una. Sei all'ultimo giro. Gara finita, fai attenzione alla macchina mentre entri. Grande gara della Ferrari, che si aggiudica la vittoria. Dunque Luca, cosa ha fatto per esaltarsi nella gara di oggi? Penso che oggi la costanza sia stata il fattore fondamentale. Un conto è essere veloci, un altro è esserlo di giro in giro. Se ci riesci, puoi capitalizzare sugli errori altrui senza commetterne troppi da parte tua. E questo è un approccio che può portarti molto avanti in pista. Ora è il tempo dei festeggiamenti, dopo un gran premio fantastico. Ed ecco i primi tre che salgono sul podio.